Un applauso al Festival di Sanremo, se non altro perché si è portato Toto Cutugno, che è ormai diventato così un punto fisso, una boa per Sanremo. Toto Cutugno uguale Sanremo, è vero o no? E beh, ormai è il terzo Sanremo che partecipo. E nell'80 hai vinto. Ho vinto nell'80 con Solo Noi, poi nell'82 con L'Italiano sono arrivato quinto e primo nel Tottippe, e quest'anno secondo. Quest'anno secondo col Tottippe, hai dominato la scena. Festivaliera, perché tutti puntavano su di te, ti sei vestito in modo anche abbastanza così scatenato quest'anno, sei un po' uscito dal guscio, hai osato nel vestire forse? No, sai cos'è? Che ho visto un costume di Paul McCartney nella televisione 5-6 mesi fa, mi è piaciuto moltissimo e ho voluto vestirmi in quel modo, però ero sempre abbastanza elegante, mi sembra, o no? Meno male che hai trovato uno della tua taglia, se ti piaceva un vestito, non so, di Michael Jackson che Magrolino, certo. Un po'. E ha sorriso. Avete notato, spero che la camera abbia colto il sorriso di Toto Cutugno, che è raro, perché il ragazzo, pur avendo tutto, ha questa timidezza, questo modo difficile di esprimere la sua serenità, è vero? È verissimo, io lo ripeto all'ossessione, io sono un uomo sereno, perché da questo mestiere, perché è un mestiere, ho avuto praticamente tutto, e quindi dovrei essere un uomo sereno, ho una moglie stupenda, andiamo d'accordo, eccetera. Solo quando mi trovo davanti a quelle cosine lì che sono questi. Allora tu guardala in mezzo, vedi su e ridi. Mi emoziono e quindi non riesco ad essere sereno, insomma. Per cui invece pensano che dico Cutugno, c'ha il mugugno. Non c'ha il mugugno Cutugno. No, affatto. Cutugno è sereno dentro e fuori un po' meno. Sarà però mica il cognome che perché Cutugno è un nome un pochino tenebroso. Facciamo aprirlo forse. Cutugno. No, niente. Senti, ho sentito, non è male. Che Barbara Streisand è in area e lì che aspetta te. Com'è nata questa voce? Vedi, qualcosa di vero c'è, cioè sono stato a Cannes, al Midem, alla rassegna discografica, ho incontrato il presidente della CBS, Stewart, che ama molto le mie canzoni, quindi mi ha invitato in America per far ascoltare queste canzoni anche a Barbara Streisand. Insomma. Per me tu a questo presidente gli hai fatto una serenata e lo hai un momentino messo lì, questo qui è stato costretto a invitarti, dai. Con la serenata si aprono tante porte. Ma sai che a proposito di serenate, lo sai che in America c'è un'associazione, c'è un ufficio di collocamento? Per serenate? No, veramente, ci sono dei gruppi che vengono ingaggiati. Se io voglio fare la serenata per dire alla mia donna, io vado a questo gruppo, pago quello che devo pagare e dico fatemi una serenata alla signorina Taldetali che sta in via Taldetali. Vabbè, non è mai mica male, però l'unica ci saranno delle difficoltà se vai da una signora dell'Italia che sta al centesimo piano di un grattacielo di Manhattan. Chiamerò Claudio Villa. Ti fa lui, tu inizi e lui chiude. Certo, con quella voce che si ritrova. Serenata, ma senti un po'. Dimmi. So che tu sei un ragazzo, un attore, un artista. Il cinema ti ha fatto l'occhiolino qualche volta. Sì, ma non l'ho mai accettato proprio per questo fatto di timidezza, perché già me la faccio addosso davanti alle telecamere così con degli amici, figurati al cinema, insomma. E sei anche documentato, e per cui so che hai raccolto delle notizie intorno a come ha votato la gente. Sì. Raccontami un po', per esempio dai 15 ai 30 anni, per chi ha votato? Ma al festival? Sì, no, mi hanno comunicato che Ciotti ha fatto questo referendum per la radio, eccetera. Da 15 ai 30 anni penso che abbiano votato prevalentemente per cosa? Castelnuovo, certo. Nina. Sì, Nina. Arriverà a Castelnuovo la prossima settimana e nei dintorni. Sì. E dai 30... Dai 30 in su? Albano e Robina. Tu sei stato escluso proprio. No, io devo essere molto felice perché tu sai che io amo moltissimi bambini e dai 15 in giù hanno votato per me, i ragazzini. Allora hai una grande riserva. Allora tutti i ragazzini d'Italia che ancora aspettano le serenate... È stato un fatto molto... Ragazzi, bello. Con la serenata si aprono ancora i cuoricini delle vostre amichette. E i flirt... Ho letto un'inchiesta di TV su Regge Canzoni, fanno bene anche ai bambini, per cui serenata di Toto Cutugno a tutti i bambini e bambine d'Italia e Paesi Uniti. Ciao Toto. Ciao. Serenata quasi a mezzanotte, guardi i ladri che si fanno a botte, e i ragazzi da soli sono ancora romantici. Serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti, che si addormentano tardi con mamma TV.
serenata per i governanti, se cantassero andremmo più avanti. Per i pensionati un anno un soldo in più. Serenata per i gatti neri, per i vecchi artisti e camerieri, per chi vende l'amore lungo la via. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello e andiamo via. Un gatto, un cuore, tu che compagnia. A Super Classifica Show c'è Toto Cutugno. Serenata forse un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana, come una domenica quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, ti invento una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello, andiamo via. Un gatto, un cuore, tu che compagnia. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata, alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria. Serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata.